Il Pineto espugna lo stadio Aghetoni di Fabriano per 3-1 e si porta ad un solo punto dai playoff. Prova maiuscola per la squadra di Amaulo, che ha accelerato nel secondo tempo aggiudicandosi l'intera posta, dimenticato il bruciante stop casalingo coi nerostellati grazie ai 7 punti collezionati nelle ultime 3 gare. La sconfitta d'altro canto inguaia quasi definitivamente il Fabriano Cerreto, che non si avvicina al terz'ultimo posto e la retrocessione è dietro l'angolo. Rispetto alla gara vinta sull'Agnonese, il tecnico pinetese Amaulo è privo di Pepe e lascia in panchina Mariani e Cercelluti, al loro posto Orlando, Di Rocco ed Esposito. Confermata la coppia d'attacco Tomassini-Gragnoli. Sul fronte opposto squalificato Farò, l'allenatore Francesco Monaco ritrova Peronullo in avanti a far coppia con Zuppardo. La prima parte di gara scivola via senza grandi sussulti e sul filo dell'equilibrio. Nella ripresa però bastano 9 minuti al team di Amaulo per portarsi in vantaggio. La firma è quella di Gragnoli. La reazione del Fabriano Cerreto passa per la mossa di Monaco, che inserisce Pier Gallini, il quale poco dopo, al 28esimo, ripristina la parità 1-1. Il segno X non serve granché ad entrambe e nel finale il colpo di reni risolutore è quello del Pineto, che piazza l'1-2 decisivo. Anche Amaulo indovina la mossa giusta dalla panchina e Farias al 41esimo rimanda in vantaggio gli adriatici 1-2. In pieno recupero è invece Esposito a chiudere definitivamente i conti, calando il tris. La corsa a playoff del Pineto dunque prosegue con la trasferta di Campobasso di domenica prossima. Per il Fabriano sarà invece ultima spiaggia con il Monticelli. Una partita importantissima dove entrambe le squadre volevano i 3 punti, perché il pareggio penso non serviva a nessuno. Noi l'abbiamo interpretata bene passando in vantaggio, poi forse ci siamo passati un po' troppo, abbiamo difeso un po' troppo dentro l'area di rigore, è venuto il pareggio del Fabriano, però la squadra voleva a tutti i costi la vittoria. I cambi effettuati sono stati importanti, sono entrati i giocatori con il piglio giusto e questo ci ha permesso di raggiungere la vittoria, che in questo momento del campionato è una vittoria fondamentale per aspirare a provare a cercare l'obiettivo dei playoff. L'obiettivo dei playoff forse non potrebbe contare niente, però per una società che si trova il secondo anno a fare la Serie D dopo l'anno scorso aver raggiunto la salvezza, adesso finire in crescendo, è una società che ha ambizione e noi faremo di tutto per regalare il sogno dei playoff. L'episodio oggi ci sono stati contrari, però direi che nel primo tempo, a parte come dicevo prima i primi 10 minuti, dopo abbiamo iniziato a giocare, dopo pur anche se siamo andati sotto la squadra ha reagito, ha trovato il pareggio, cioè ha cercato tutti i modi di ribaltare questa situazione. Purtroppo dopo il secondo gol, secondo me ci ha ammazzato, perché era il momento migliore nostro e è lì che abbiamo fatto la frittata. Dispiace perché era una partita troppo importante per noi, però d'altro canto domenica ci abbiamo un'altra partita direi decisiva e dobbiamo cercare finché c'è la speranza di onorare, perché non è facile.